All these interested minds and uh, spirits meet together and dis discuss these important subjects. Grazie, Giorgio, per aver organizzato questo forum e aver uh, riunito queste menti e questi spiriti uh, bellissimi ed eccellenti. Grazie. And uh, thank you, uh, thank you, Mike, for making the, this translation possible because this is on the spot and it helps me to bring my message across. Questo era il ringraziamento per uh, l'interprete sottoscritto. Grazie uh, a lei, dottor Marcus Stanton. Ok, so, um, so I will just uh bring on my screen. Quindi adesso condivido uh, lo schermo, so, and you should now be able to see the screen. E credo yes. che sia visibile adesso, giusto? Thank you, Perfect. Good. So, um, welcome everybody. And uh, um, just before we start off, uh, to those that have not heard me yet. Quindi benvenuti a tutti, e per chi non mi conosce ancora, presentarmi. Um, I my name is Marcus Stanton. I'm a medical doctor, and right now I'm speaking to you. From the town of Lübeck. mi chiamo Dottor Marcus Stanton. Sono medico e in questo momento vi sto parlando dalla città di Lübeck in Germania. So and um, also to give you another little hint, I think uh, Georgia had already sent said that, but there will be. A continuation of the workshop series on November 16th and 21st. Forse vi è già stato comunicato da Giorgio prima. Comunque desidero ribadirlo. Ci sarà una continuazione, appunto, di questi workshop eh, in data 16 e 21 novembre nell'ambito della scuola di alta formazione. Um, so um, in in this course. Um, so. I would like to speak about the clinical importance of using the S drive in daily medical practice. Che si svolge in questo ambito clinico. The one thing is to understand um, what this tool does, but the other one is how to apply it. Um, and where? Ebbene, la prima cosa da capire è comprendere lo strumento. Questo strumento chiamato S Drive, e poi anche come utilizzarlo. Come utilizzarlo nella pratica. What it is, what it's about, I will talk about more extensively later, of course. Di cosa si tratta? Ne parlerò più esaustivamente dopo, da più tardi. But um, the one thing that I can answer beforehand already is where and when to use it. Pero la prima cosa che dire è dove e quando questo strumento chiamato S Drive. The sensible way to use it is um, to use the S Drive and the S Drive report to expand the view on the patient and the patient's situation. Ebbene, la maniera più uh, intelligente per usare l'S-Drive è il suo report che arriva, e quello cioè il motivo per cui lo si usa, usa è per espandere la nostra uh, prospettiva. And the same is true for a nutritional advisor, the same is true uh, for a, a sports coach or an optimizer of some kind. All can use this as an optimization tool. Ebbene lo stesso vale per un nutrizionista, per un consulente della salute in generale, per uno che fa coaching nell'ambito sportivo. E questo strumento appunto è uno strumento che permette di ottimizzare um, la visione della situazione e quindi ampliare uh, un po la nostra prospettiva. The idea is that the S drive in the S drive report um, helps us to indicate the current situation of the patient. Ebbene, sia l'S Drive che il suo report ci permettono di fare una sorta di fotografia eh, allo stato eh, attuale del paziente. So, where is a person situated at? Where can I actually meet the person's needs? so instead of thinking okay well do i do a lab analysis or do i do an x-ray or do i do an ultrasound or do i use the s-drive report or whatever i do there is no competition in between those disciplines Ebbene, io sono magari nella situazione in cui mi chiedo ma cosa devo fare? Cosa devo prescrivere? Un'analisi di laboratorio eh, dei, dei raggi X, eh, risonanza magnetica oppure eh, faccio l'utilizzo dell'S-Drive del e, e, e mi rivolgo al suo report? Ebbene, non è una questione di scegliere tra l'uno e l'altro, è una questione magari di fare tutto, sono tutte opzioni che sono a disposizione. So the basic idea in between, or the basic idea behind um, using the S drive, is to expand the view to get more information that typically is not supplied. Quindi l'obiettivo è quello che ci permette di fare le stripe, le stripe è appunto di espandere la visione e ottenere eh, più dati, più informazioni. And which in that case helps in the decision process of how to design the therapy of what to advise. So it does not replace anything, it expands the view, it expands the picture. Quindi, non si sostituisce a nessun altro tipo di esame, ma semplicemente ci permette di espandere la nostra visione, di espandere il quadro. And it also helps to establish a form of priority. What is the most important to address? What is the most potent part? Inoltre, ci aiuta in quanto uh, ci permette. Di prioritizzare, cioè stabilire quali sono le eh, priorità e decidere qual è il percorso più potente che possiamo uh, uh, percorrere. What is the biggest obstacle in regaining health? What qual, è, is se... the qual è quindi l'ostacolo maggiore nel riconquistare la salute? qual è il fattore che influenza di più uh, quel paziente. So, When the patient comes new, obviously um, you might have some things on your table uh, of a pre-record of something that was done before. Quando arriva il paziente sicuramente c'è un suo quadro clinico. Ci sono altri 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 esami che sono stati condotti. Abbiamo quindi un quadro clinico del paziente. Uh, you might have letters from the hospital. You might have a letter from another uh, colleague. Uh, you might have laboratory findings So the idea is the moment the patient comes in the in the uh, medical office, then, Equally, just like submitting the documents, um, equally, the S-Drive test is done. Why? Then it's on your table at the moment when you speak to the person. Anche se arriva con tutti questi accertamenti già fatti in precedenza, tutte le analisi svolte, eccetera, eccetera. il s drive ci permette di fare subito lì un test al paziente in quel momento e nel giro di pochi minuti abbiamo i risultati con il report e quindi abbiamo questo, eh, questa mole di informazioni lì davanti a noi nel momento in cui incontriamo il paziente so at the, while speaking to the patient while taking all these documents and all this information into account you equally have the S drive report in helping you. Quindi mentre eh, c'è il colloquio col paziente, mentre è in corso e abbiamo dinanzi tutta uh, la anamnesi e quindi tutti i test precedenti, abbiamo anche il report dell'S drive. And again there is no there is no competition in between, but the point is The S-Driver Report can also help you in deciding on which steps to take first. That's why I say priority. Quindi, non va visto come un test che è in, in competizione con gli altri. Assolutamente no. È uno strumento aggiuntivo che ci permette di sapere quali sono i passi uh, da compiere uh, prioritariamente e per questo sottolineo ancora il concetto della priorità. So looking um looking at this it is important to understand at which point and in which way can I mobilize the health situation of the person most effectively. Quindi osservando tutto l'insieme mi chiedo come posso uh, mobilitare uh, dare una spinta allo stato di salute del paziente nella maniera più ottimale possibile se i uh, solely uh put my decision process on the findings in the blood i will have a treatment that is according to blood values but maybe Not the situation in the connective tissue, maybe not the situation inside the cells. Se per esempio mi avvalgo nel mio processo decisionale soltanto degli esami del sangue, chiaramente non posso avere un'attenzione un nei confronti di quelli che sono eh, lo stato del tessuto connettivo oppure eh, dello stato cellulare di quel pa paziente. Um, you, you face the same situation with anyone of you who has, has to do with detox processes, there is a similar obstacle. E lo stesso vale quando voi siete impegnati, sotto per un paziente a un processo di disintossicazione, per esempio. If you have um, heavy metals that are, for example, uh, methylated and put inside of some cell in some compartment, they don't show up in that concentration in the blood because they're hidden. Se per esempio c'è una situazione di avvelenamento da metalli pesanti, metilati, per esempio, che stanno impattando l'aspetto cellulare. Questo non è evidenziato, non si può vedere. The same is true for tumors. Uh, the, one colleague here in Germany has repetitively uh shown that, for example, uh, breast cancer, um uh, Accumulates up to a thousand fold the concentration in certain heavy metals than other tissues. So that is something that's not necessarily shown in the blood. Lo stesso vale per esempio per quanto riguarda i tumori. Eh, un collega di recente manifestava appunto questo esempio in cui si parlava di un paziente affetto da eh, cancro alla mammella, per esempio, dove eh, l'impatto o la presenza di mesali, metalli pesanti è aumentato di oltre mille volte, però tutto questo non veniva evidenziato in quegli esami tradizionali. Um, and the same is true for anything behind the blood-brain barrier. So obviously, it is good and much more helpful if we get a somewhat more complete picture of the situation in the body. E questo vale, per esempio, uh, altrettanto per quello che ci può stare dietro in concomitanza uh, di una situazione in dove c'è la barriera uh, del uh, sangue cervello. e quindi eh, ecco perché ls drive ci permette di avere una visione più ampia together with all the other values including the blood values that we use for the decision process compresi tutti gli altri valori eh, tra cui quelli ematici che vengono chiaramente poi utilizzati eh, per prendere delle decisioni so um The S Drive uses um, a hair sample um, for detecting the bioinformation field of the body. E L' drive si avvale del bulbo ca del capello appunto per eh, permettere di eh, esaminare eh, il campo del bioinformazione. The hair bulb contains um not only connective tissue um but also um fragments of blood vessels etc etc um so it's a good representation of um vital uh, vital cells infatti il bulbo uh, del capello Contiene informazioni relative al tessuto connettivo, a frammenti uh, di vasi sanguigni e uh, ad altri uh, aspetti uh, delle cellule vitali. And if you realize that this tissue is highly a plur, plur, a proliferous, um, meaning it is, belongs to those tissues that, um, that replicate the fastest... Ovviamente, questo è un modo di accedere a questa um, informazione. E se per caso, appunto, ci si accorge che quel tessuto ha una proliferazione molto, molto rapida, che si replica molto velocemente, ebbene, questo tipo di informazione diventa molto importante. What are typical tissues in the body that replicate, uh, replicate uh, a lot? Um, that's of course the bone marrow. For producing, just as one example, thirty-two thousand red blood cells per second whether day or night, 32,000 every second. Praticamente riproduce eh, 32.000 eh, globuli rossi al secondo. The same, the same is true for the intestinal uh, barrier, the enterocytes. Lo, lo stesso vale per gli enterociti, per esempio, del, eh, del, del, della barriera intestinale. That single cell wall is replaced every 72 hours. Quella parete, eh, appunto, cellulare, viene eh, eh, sostituita replicata ogni 72 ore, and the same is true for um, for the for the hair, also highly uh, uh, proliferous. Lo stesso vale anche per i capelli, molto proliferi. So what happens for example in a massive radiation exposure? The people yeah, please. No, quindi che cosa succede in caso per esempio di una eh, massiccia esposizione eh, alle radiazioni? They'll have problems with the bone marrow. Garantamente ci saranno problemi a livello del midollo osseo. In the Dramatic case they will start bleeding from the intestine because that wall is damaged. And they lose their air. So you understand why the the um this this um tissue is a good way of looking into the vitality of the person. Quindi si capisce molto bene a questo punto perché una, una conoscenza più approfondita di questi tessuti eh, diventa fondamentale per eh, comprendere bene lo stato di salute di una persona. Now at the same time, due to the growth of the hair, allo stesso tempo a causa della crescita dei capelli, which is about one centimeter per month, che è di circa un centimetro al mese. Depending a little bit on your metabolic stress or whether you have enough nutrients, but roundabout, that's that's a number. But for those that have somewhat longer hair, um, or at least to some degree, it also records a little bit of history at the same time. Ma per coloro che hanno i capelli un po' più lunghi, il capello permette anche di registrare un po' la propria storia. E just like you would use um, uh, the HB, uh, uh, um, HBA1C value. HBA1C. Allo stesso modo, di come noi potremmo us usare il valore, per esempio, HBA1C. As a as a long term uh glucose um level in the blood. Come dire, mi pare che stiamo parlando dell'emoglobina glicata. Quindi quando noi usiamo questo parametro, questo valore per misurare appunto il il glucosio nel sangue um, nella media durante il tempo. And equally here, the hair is a pretty good representation of elements present in the body. Allo stesso modo, così come avviene per questo emoglobina glicata, il capello ci permette di fare qualcosa di analogo. So, um, the one thing that I said before was um, it does not replace laboratory values, but it adds a new dimension to them, meaning um, it is more about dynamics in the body and about interaction. Ebbene, come prima dicevo, non eh, Drive e il suo report non intende sostituire eh, le altre, eh, gli altri esami che si fanno per una diagnosi, ma si aggiunge perché aggiunge una nuova dimensione, eh, aggiunge una nuova dimensione perché offre ehm, una visione su eh, altre dinamiche e sulle interazioni che avvengono eh, tra l'uno e l'altro dei componenti. Um... The laboratory result is a somewhat static, um, still picture taken at one time. Un risultato, o tutti più o meno i risultati di laboratorio, sono un'immagine statica. E l'immagine di un preciso momento. And anyone who works with the detection of hormones in the blood, especially sexual hormones

Compare a normative range of a healthy society or healthy population uh, with your value? E gli esami di laboratorio o i valori che emergono dagli esami di laboratorio fanno una comparazione tra i valori che hai tu in quel momento e quelli della media della popolazione normale. With a deviation of maybe one sigma, two sigma, three sigmas, whatever, at a certain point there's a break set, and then it's off the limits, the defined limits. Quindi la, la, la comparazione avviene, e poi oltre un certo limite, uh, si va, uh, per la tangente. Now the approach in um the S drive technology is very different to that. Ebbene, invece per quanto riguarda la tecnologia dell'S drive, l'approccio è molto diverso da questo well, che illustravo brevemente per gli esami di laboratorio. What the S drive does is to detect the intensity um of an answer to specific uh questions. L'S-Drive permette di rilevare l'intensità e di misurarla, questa intensità come risposta a una domanda che viene posta, meaning, even though a specific value might be in normal range in the blood, this does not mean that the demand for this substance. Uh, might be very high inside the cells because it never reaches the inside of the cell successfully come dire, se per caso, um, mi spiego quello che ho detto prima così, uh, se per caso un esame di laboratorio, un esame del sangue, dice che il valore è, va bene perché è ottimale, non tiene conto, come invece fa l'S-Drive, um, di considerare se Quel valore, pur essendo normale, invece risulta carente per quel paziente specifico in quel determinato momento della sua vita. So, instead of, ask, uh, instead of a uh, normative comparison, um, it is the individual response to specific subjects. Quindi, anziché fare uh, una comparazione normativa. È come se ponesse una domanda specifica per quell'individuo, quel paziente in quel momento e ottiene una risposta specifica relativa alle condizioni e ai fabbisogni di quel paziente in quel momento. And so here, il um, the body would respond uh typically in ways saying, "Oh, you know, I really need this" or might just say "It's fine, no big deal." Um, o it might respond in a way saying I got so much of this you know leave me alone with that e quindi per esempio facciamo questa domanda attraverso l'S-Drive all'organismo del paziente e la risposta del paziente del suo organismo è quello di dire eh, no io ne ho bisogno di questo ho più bisogno di questo oppure ti dirà no eh, Va bene così, oppure no, basta, ne ho troppo. So, actually, this then represents the demand the demand of that person in the situation. Quindi, questo significa che eh, ci viene data una risposta eh, su qual è eh, la richiesta, il fabbisogno di quella persona in quel momento. So, that's the one point. The other point is it will uh the S Drive report will also help you with overview charts. E questo quindi che ho illustrato adesso e completato con queste ultime frasi, è uno degli aspetti in cui ci può aiutare l'S Drive. L'altro è quello che sto per presentare adesso: che che ci presenta o mi presenta delle tabelle, dei grafici. Now, the basic uh, the basic values are single categories like vitamins like minerals like amino acids etc etc abbiamo le categorie di base che sono le categorie che vengono tenute in considerazione che possono essere le vitamine i minerali e, eccetera now that's very helpful already but it goes further ora questi già possono essere di grande aiuto però L'esse drive il suo report ci permette di andare anche oltre. There are three specific categories um, referring to the immune system, to the gut, and to the cardiovascular system. Per esempio, ci sono tre specifiche categorie in particolare che vanno oltre quello dei contenuti di minerali, eh, vitamine, eccetera, che sono. Um, la panoramica sul sistema immunitario, sull'intestino e sul sistema cardiovascolare. If you want to specifically support these systems, then it helps you to show which elements are most supportive. E se per esempio decidi di volere eh, integrare e supportare uno di questi tre sistemi, Puoi andare uh, più nel dettaglio e vedere quali sono gli elementi, i fattori che andrebbero uh, individuati per supportare quel sistema. And there but there is even one level above that, e poi c'è un livello ancora superiore a questo going away from single values, going away from any other things. There will, there is one. Um, overview page. What is the strongest influence on the health? E poi mettendo da parte i singoli valori e le singole categorie, c'è una pagina che ti dà una panoramica generale e con questa panoramica generale tu individui esattamente qual è. La priorità per lo and stato this is di this is what you see here in the background, which um, has functional systems instead of single values. It has functional systems and shows what in which functional system is most effectively uh, a help for the health uh, for the person's health. Infatti, questa panoramica generale ci mostra. una visione d'insieme del sistema funzionale. Il sistema funzionale e non si focalizza sui singoli valori. E questo approccio, questa visione del sistema funzionale nel suo insieme ci permette poi quel di agevolare quel processo decisionale. So, I mean, think about which system tells you this person is not sleeping enough, this person is not drinking enough water. Um, this person is mainly or vastly under the influence of the emotions to a degree that that needs to be addressed first. There are so many valuable information in here, uh, informations in here um, that helps us to focus on a therapy and it helps us to focus on a priority. Infatti, questo sistema, questa, questa visione di insieme del sistema funzionale, ci permette di eh, portare la nostra attenzione, focalizzarla su quello che può essere la priorità. Per esempio, eh, non c'è abbastanza sonno, oppure c'è disidratazione, non abbastanza acqua, oppure la questione ha a che fare con eh, lo stato emotivo. So um, this functional optimization. Um, is then combined with the specific uh with the specific uh categories that are given and uh I will walk you through the others e quindi questo uh, approccio se vogliamo di insieme è funzionale per l'ottimizzazione poi ci permette di fare il collegamento con le categorie specifiche e, e qui adesso ve le illustro uh, accompagnandovi un po' per mano lungo il percorso che si può fare in questa analisi. I had included um, I had included this uh, immune page during the pandemic and questa pagina sul sistema immunitario io l'ho compresa nel report uh, durante la pandemia. So... because the question was risen so many times what can i do for my immune system what can i specifically do for my immune system so and for those who have not uh, who are not so used to uh, reading this kind of charts i would just like to show you how to read the overview Allora, per coloro di voi che non sono uh, abezzi uh, a leggere questo tipo di tabella, adesso ve la, ve la presento e ve la illustro. Because typically you look at the chart and you see omega 6 in the middle and it's um and it's uh, orange, so apparently it seems to be important. So what about omega 6 now? Per esempio, guardi questa tabella, e al centro vedi omega 6, evidenziato in arancione. Quindi ah, omega 6 è importante. Ma in che modo? Come? Um, no. Omega 6, of course, is important generally, but in this case, it is not so important. E certo, l'omega 6 è importante. In molti casi può essere importante, ma in questo caso specifico non è la sua importanza che eh, lo pone lì, né è importante. È not orange perché ha un certo um, importanza, è orange perché la categoria di amino acidi è orange. Non è in arancione, eh, sorry, uh, uh, acidi grassi. Mm, eh. Non è in arancione perché è evidenziato per la sua importanza, ma è perché l'arancione è il colore che viene attribuito appunto agli acidi grassi. So, first off, we look on the right side, in the rightmost column, and see at which level is the demand for support in this category. Allora, Qui abbiamo quindi questa categoria. Noi abbiamo la tabella e la cosa su cui uh, rivolgere la nostra attenzione quando vediamo questa tabella è la colonna di destra. Perché lì vengono evidenziate quelli che sono i fabbisogni, le carenze. Now it is the yellow is in the topmost category, so it is highly advised to support the immune system here. A questo punto quello che viene qui evidenziato è la categoria che è in alto a destra, quella evidenziata in giallo. E questo attira la nostra attenzione. È questo uh, ambito qui che merita l'attenzione e il supporto perché questo ottimizzerà l'intera categoria. So, and, and... La categoria di cui stiamo parlando, lo ripeto, è il sistema immunitario. Yeah. And um any value exceeding 35 obviously um is the category with high demand e qualunque valore che supera i 35 è la categoria o rappresenta la categoria prioritaria in questo caso su cui prestare l'attenzione if we now look in the second category from the right below The overall value added is 38. Uh, sorry, 38 is what? Uh, 38 below um, is the added value of the second column from the right. If you look at the bottom. Uh, OK, the second column from the right. Quindi, se noi andiamo adesso alla seconda colonna a partire da, da destra, vediamo che qui c'è un totale in basso che è il numero 38. So it is just in the red um, there are other people that have values of 80 90 even more than 100 which of course then is far further and stronger Allora ci sono persone che possono avere valori anche molto superiori a questi 100 e anche oltre than 100 quindi qui non non stiamo parlando di un un valore che ci pone in area rossa ma non è una situazione gravissima. So, but why was I able to say that the omega 6 is for this person not so much important for the immune function. Perché prima ho affermato che per questo specifico caso l'omega 6 non è una priorità, non è importante per la funzione che si vuole ottimizzare. Because if we look at the added value In that same second column from the right the most important, influential, determining influence factor for the immune for the immune performance are the antioxidants. Perché? Perché se noi andiamo sempre alla colonna, um, la seconda colonna da destra. Vediamo se guardiamo i valori che sono indicati lì in questa colonna. Vediamo che non è l'omega 6 quella che è più importante, ma sono invece uh, what, what, what are they antioxidants Sono gli antiossidanti in questo caso, vedete? because they have an added significance of 17 in comparison to the um, the fatty acid uh, um, category which is, where the omega6 is in which is only two in comparison so 17 okay. to 2. potete vedere che appunto, gli antiossidanti hanno un totale lì, di, come valore di 17, mentre invece gli acidi grassi, tra cui c'è l'omega 6 ma c'è anche l'omega 3, hanno un totale di 2. Quindi noi attraverso quei valori, quelle cifre che vediamo lì nella colonna di destra, la seconda eh, dalla destra, vediamo che il 17 è il valore più elevato e corrisponde a, a, agli antiossidanti. So, this is a powerful tool because we now say by using antioxidants, we have a strong influence on the situation of the antioxidants. Quindi, come vedete, questo è uno strumento veramente potente perché ci permette di visualizzare uh, istantaneamente che. E gli, sono gli antiossidanti che diventano la priorità per ottimizzare questa funzione, la funzione, in questo caso, eh, del sistema immunitario. And at the same time, uh, the, uh, the presence of certain parasites in the body also have a significant role in the immune performance. Poi qui vediamo che c'è un altro fattore che è fondamentale o molto importante, e sono Uh, I parassiti, which is, has a value of 13. E, e, e quella parte che ha il valore eh, numero 13. So why is this so valuable? Because it helps um, to focus a therapy. Quindi capite che questo strumento ci permette di focalizzare l'attenzione su qual è la terapia da, uh, da, da, da compiere lì, subito. So, because and that's a total difference uh, to people who would work, um, let's say in a very stereotype way. So, if, um, if a person comes and necessity is clear, okay, the immune system of that person needs support, what would typically be done. Se per esempio arriva un paziente è chiaro evidente che si debba cominciare a lavorare sul sistema immunitario, uno si chiede che cosa devo fare come prima cosa? Um what would you typically do? Most uh, would say oh well, okay, immune support. So, let's give vitamin C and let's give yeah, let's give zinc. In un caso specifico, uno direbbe: Ah, va bene, se dobbiamo supportare il sistema immunitario di questo paziente, che cosa possiamo somministrare? Vitamina C, zinco. Um, or you would say: Oh, yeah, bacteria. You know, throw uh, probiotics at them until they surrender. Allora, eh, se invece abbiamo una questione batterica, va ah, benissimo, gli facciamo fare un ciclo di probiotici. then of course we need some echinacea with it of course and then everything's perfect immune e system super again. E poi gli aggiungiamo e ripristiniamo il sistema immunitario. but eh, you know this is not a specific therapy. i've never said that anything of these steps are wrong and the body surely needs vitamin c and zinc and other things. No questions asked. Io non ho mai detto che questo approccio sia sbagliato. Certo che una persona o l'organismo ha bisogno di vitamina C, di zinco e, e, e magari e i probiotici. Non ho mai detto che questo sia sbagliato. But this is not this person's problem. This is not a game changer for the situation. Ma quello uh, non è il problema di quella persona specifica in quel momento. Eh, quell'approccio lì o quella terapia lì non necessariamente porta a un vero e proprio cambiamento nel suo stato because up. questa persona ha bisogno di eh, eh, supportare il suo metabolismo e lo vediamo nei flavonoidi e, e nelle altre and this person has a problem in, um, with, um, with the um, uh, mucous membranes in the body so therefore carotenoids pop up which are a supportive factor for the mucous membranes questa persona ha bisogno di potenziare le eh, mucose della membrana per esempio per cui eh, si, rende si rendono necessari i eh, carotinoidi per esempio o altre sostanze analoghe. and this person obviously has a problem in fighting parasites so therefore not only the parasites show up but also the superoxide dismutase um, as part of the defense system. Chiaramente questo paziente eh, mostra di avere problemi di parassitosi. Quindi eh, ci sono implicazioni. Richiesta o, o portare attenzione alla superossidismutasi, per esempio. Quindi eh, si viene indirizzati in una direzione specifica. So there is nothing wrong with the stereotype therapy. And it will be good at some point but it won't be really leading to where uh, the, uh, the 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 game changing process actually takes place quindi non c'è nulla di sbagliato in quella che potrei che prima ho prima definito come una terapia um, se vogliamo um, tipica no uh, generale e eh, 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 non specifica però non porta ad essere precisa a tal punto da veramente risolvere radicalmente la situazione. And the same is true the same is uh, true here in the second overview. This is this is the one about the cardiovascular uh, sorry, uh, uh, sorry. This is uh, about how to support the gut. Ebbene, adesso vi illustro quest'altra tabella che si riferisce a come eh, dare supporto all'intestino. And what's interesting to see here now, obviously even though the gut only needs a mid-range support, but uh there is uh there is again one category which has the most influence on the gut situation. Come vedete, viene evidenziata una categoria uh, tra tutte che è più importante per dare supporto e salute al, all'all'intestino. Um here it is parasites that have a strong influence on the gut situation. E qui vediamo evidenziati appunto i parassiti. And what is interesting to see what shows up here are a fungi, funghi, fungi um, as one factor. E qui vediamo Infatti, evidenziato anche i funghi che in tedesco si dice pilze. But if you sorry, this is one isn't German, I have to replace that. But I what said, you scusa per il fatto che sia in tedesco, comunque quindi era evidenziato appunto la categoria dei funghi. I'm teaching a little German on the side here. But questo. what you also saw here this is this is the one about the immune system and the immune system says I have a problem with with beer. Questo torniamo alla tabella del sistema immunitario che qui evidenza dice ho un problema con la birra per esempio. So, what does beer contain? Che cosa co cosa contiene la birra? It contains Saccharomyces uh, cerevisiae. You don't have to translate that; it's the same word. Um, and the saccharomyces uh, contains saccharomyces mm -hmm. um, um, as beer yeast. In quanto fanno parte del lievito della birra. And so the uh, gut also says, "I have a problem in that pro in that vicinity." e anche la tabella sul questo quadro relativo all'intestino evidenzia esattamente la stessa cosa, cioè un problema appunto con la bio. So you see again that how these uh, how the dynamics converge here. Vedete quindi anche che tra una tabella e l'altra poi abbiamo delle conferme perché la dinamiche, le varie dinamiche convergono. And even the gut says I would like to have more superoxide dismutase To be more able to find, fight against parasites. Appunto, anche qui nella tabella dell'intestino, si eh, evidenzia il fabbisogno di smutasi. Appunto, per combattere i parassiti. OK and this is the third chart on the E questa è la terza tabella a cui ho accennato prima che è la panoramica generale sul sistema uh, cardiovascolare. And Quindi se questo paziente ha un problema nel dover combattere i parassiti, there might be an issue, um, for Ci potrebbe essere una questione relativa, per esempio alla clamidia.

Oppure potrebbe essere un riferimento anche allo streptococco. Which would be uh, beta hemolyzing uh, streptococcus. Uno streptococco chemo mm -hmm. um, so you see, we can, we can read many different issues here. Um, oh, I'm sorry, I forgot to mention one more thing, which I just uh, saw here. Um if you look if you look at this chart two things pop up here in terms of the cardiovascular system Prima um, di passare avanti mi ero dimenticato di sottolineare un'altra cosa qua ci sono altre due cose che qui sono chiaramente in evidenza vitamin B9 which is folic acid Quindi la vitamina B9 che è l'acido folico and vitamin B12 um both counter processes in the cardiovascular system And e la vitamina B12 che sono uh, counter process you mean that go counter to they counter negative processes che, che, che servono a I processi negativi del sistema cardiovascular. obviously the B9 the folic acid uh, counters homocysteine E chiaramente, eh, il, la vitamina B9, cioè l'acidofolico, ehm, contro, uh, cioè, come dire, eh, compensa per l'omeocisteina. Uh, vitamin B12 riduce il nitrosative stress. E invece, la vitamina B12 riduce lo stress. Uh, uh, what stress again? Nitrosative stress. Le, lo stress uh, nitrosativo. Uh, nitrosativo. nitrositivo sì. And um nitrosativo, nitrosativo. Nitro, nitrosi, nitrosativo. Sì. And um and uh, then here funny enough then also uh, EPA as an omega 3 pops up as well. E poi anche l'EPA evidenziato come acido grasso. it's which um, improves the viscosity of the blood of the blood che, flow che aiuta appunto a migliorare la viscosità. so this all makes sense Quindi tutto, uh, coincide. so these are the overview charts and then obviously there are specific categories on different subjects Quindi queste erano le tabelle ricapitulative o d'insieme che danno la panoramica generale. E poi chiaramente ci sono le singole categorie. And from E queste tabelle eh, sulle singole categorie ci danno ulteriori informazioni.

Without even ne needing to explain them, eh, si possono semplicemente prendere i risultati e usarli nella consulenza, cioè dire questi sono i risultati senza nemmeno andare nel dettaglio delle spiegazioni. But I'm giving you some bells and whistles now um, uh, to to uh, just get a little few focuses to to help you um, increase the understanding. Io qui invece vi sto dando tutta una serie di suggerimenti appunto per portarvi a cercare di comprendere più a fondo il sistema. For example, se c'è un low lithium count, that is typical, not a proof, but a typical, and occurring often when there's a leaky gut syndrome. Ebbene, per esempio, se c'è. Un, uh, contegio, un valore di litio basso chiaramente questo non sempre, ma molto spesso, è indicativo di un problema di um, intestino gocciolante. Now, if you compare this other picture of another patient here, totally different because it's individual. Qui abbiamo un'altra immagine di un altro paziente totalmente diversa, vedete, proprio perché ciascuna uh, immagine è relativa al soggetto. Um, this person has a lack of sulfur, meaning probable problems, uh, likely problems over the mucous membranes. Qui abbiamo una carenza di zolfo, e quindi questo può avere sicuramente essere legato a un problema con la uh, mucosa. And in detoxification processes. E anche nel di if there's a lack of magnesium, the augmentation of the ATP energy is reduced, si reduce quando una carenza di magnesio, per esempio. If the person has a deficiency in iron, not only. Uh, 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 producing um, uh, proper amounts of hemoglobin is a problem, but in the case of deficiency of iron, for example, not only un problema a problem at the level of hemoglobin, but the quoted superoxide dismutase from before also is based on iron, so we have a problem again in fighting there would be... parasites. Ci sarebbe anche un problema del superossidismo. proprio perché questo è collegato a una carenza di ferro. If this person would have a lack in chromium, there would be big problems in successful uh, glucose metab metabolism because insulin needs uh, chromium. E poiché l'insulina ha bisogno del cromo, per esempio, nel caso di carenza qui, ci sarebbe un problema appunto a livello uh, glicemico. As In the presence of chromium, insulin needs the presence of chromium. I should say correctly. Per essere più preciso, l'insulina ha bisogno della presenza del cromo. If there be a lack in manganese and molybden, typical markers for a reduced mitochondrial energy production. Quindi per esempio una carenza di magnesio. What was the other Il molybdeno, per esempio, questo, uh, this has uh, an issue with? Um, uh, mitochondrial, um, a lower mitochondrial energy production. Questo porta a una uh, riduzione dell'energia mitochondriale. If we look at vitamins, for example, here we have a lack of vitamin K2. Per esempio, uh, la tabella delle vitamine. Qui vediamo che c'è una carenza di vitamina K2. Where do we mainly get vitamin K from? Ora, da dove ci, deriva, ci arriva la vitamina K2? Uh, the one is different forms of kale, of coal. Uh, il cavolo, cavolo nero è una delle fonti. Uh, the other source is. intestinal microbes bacteria in the gut that produce vitamin K oppure eh, viene prodotta la vitamina K2 o la la vitamina K da, uh, i batteri intestinali Now the main situation we know vitamin K from is uh, coagulation of, e, il coagulo è una delle condizioni per cui noi spesso facciamo riferimento alla vitamina K as a cofactor come cofattore But vitamin K actually is a contributor to the function of vitamin D. Tuttavia, la vitamina K è un fattore che contribuisce alla produzione di vitamina D. It is a contribution to the function of thyroid hormone. Contribuisce al funzionamento del uh, ormone tiroideo. As vitamin D also is a supporter of the function of thyroid hormones, in quanto la vitamina D appunto supporta appunto uh, gli ormoni tiroidi. So if you want, you can start connecting dots. Quindi vedete, e qui cominciamo e se volete farlo, potete farlo. Possiamo cominciare a unire i puntini e i punti. But on the other hand, you might equally just, you know, be blindfolded and says, "Well, it says K two, I'll write down K two, fine." Oppure potete agire senza fare tutta l'analisi, l'esame, andare nel dettaglio e dire ah K two, vitamina K two, c'è carenza di vitamina K two, basta comunicarlo. To take another example from the from the fatty acid section. Adesso un altro esempio dalla categoria degli acidi grassi. Um, a question that is often risen um, if uh the uh, arachidonic acid the omega 6 um arachidonic acid pops up. Spesso una domanda che viene fatto quando emerge la questione dell'acido arachidonico. And then dice, oh this is bad. It causes inflammation. This is bad. You can't, you're not supposed to give that. You're supposed to avoid that. But how many individuals are out there who cannot properly defend themselves? Who cannot um, who cannot uh, defend their system well enough? from uh, parasites so they need arachidonic acid because they are underinflammated. Ci sono molte persone che non riescono a difendersi dai parassiti hanno una situazione in cui sono sotto e quindi avrebbero bisogno dell'acido arachidonico So and so when that pops up that might actually be an indication of such a situation E quindi, quando viene messo in evidenza nella relativa tabella, chiaramente questo diventa un'indicazione a questo riguardo. C'è un problema, appunto, di difficoltà a combattere, come si diceva, i parassiti perché sono infiammati. Now, this is, this is the um, antioxidant chart from the one patient we saw before in the immune report. Eh, il paziente che abbiamo eh, considerato prima quando abbiamo mostrato il report sul sistema immunitario ebbene, eh, è lo stesso paziente per cui adesso stiamo guardando la categoria degli antiossidanti. Um, so I'm sorry, that's not true. Um, oh, I just lost the chart here. Here we go. Oh. Don't get dizzy. Okay, here, I'm back. Um, no, sorry, this is a different one. But you see um, the individual emphasis for that person. Vedete l'enfasi, eh, le varie enfasi per quella persona. Um, for example, here you have another focus in terms of phytoestrogens. Qui abbiamo un'altra focalizzazione per quanto riguarda i fitoestrogeni. And you have the super tool zinc, which plays a role in so many different contexts. It can play a role in detoxification. Può avere un ruolo nella disintossicazione. It can play a role uh, with specific metabolic enzymes. It can play a

Focalizzarci con successo. Here for, example, here, for example, is a typical constellation for someone who has a problem in terms of the intracellular detoxification. Qui abbiamo il caso di una persona che ha problemi con la disintossicazione intracellulare e questa sarebbe la costellazione tipica che potremmo vedere manifestarsi in questa tabella. The alpha lipoic acid helps to catch radicals. l'acido alfa lipoico aiuta a catturare i radicali. And it helps in the detoxification. E aiuta nel processo di disintossicazione. And therefore supports as a side like a wingman the function of glutathione e appunto supporta il glutatione così come assistente. Sulforaphane typically contained in broccoli um supports the phase 1 detoxification. Il sulfurofano, per esempio contenuto nei broccoli, supporta la prima fase del processo di disintossicazione. Flavonoids obviously support these and metabolic processes generally. I flavonoidi poi supportano sia questo processo ma uh, tutti gli altri processi metabolici anche. Um, and selenium is highly important because that is um necessary for the regeneration of glutathione. E il uh, selenio è molto importante per la rigenerazione del glutation. So, this would be a person where, for example, you could say, Okay, please come in next week and I'll do an infusion, um, an intravenous infusion with alpha lipoic acid. Questo potrebbe essere un paziente a cui potremmo dire torna la prossima settimana e ti facciamo un'infusione um, un, un di, uh, eh, di acido alfa lipoico. Which has to be light protected, of course. It has to be what? Light protected. It's a. Che chiaramente deve essere protetto dalla luce. And then also to give selenium as a shot, um, just to sort of boost that system. E poi magari fare un'iniezione di selenio proprio per dare un boost al sistema. Okay, and those are just examples. Here we see a lack of arginine. So, if there's not even enough arginine. You have a lack, you have a problem in building significant amounts of uh, uh, blood vessel relaxing factors. qui eh, non c'è la capacità di sviluppare fattori di rilassamento dei vasi sanguigni which might be a factor for that person having high blood pressure e può essere anche la ragione per cui questa persona è ipertesa person here lack a methionine so we need methyl groups for different uh metabolic processes so therefore This would be the point to call Giorgio and says, Giorgio, we need Same, as Adonisil metionin, we need that from you and give yes, that to the patient. Qui abbiamo una carenza di metionina e quindi questo significa uh, determinate cose. Sarebbe il uh, momento a quel punto di chiamare Giorgio e dire Giorgio ci serve il Same. Or, or, in fact, also you have an amino acid mixture as well. Um, ci uh, to, to di anche. Okay, so these are some examples, um, and the same, obviously, in terms of demands now is true for the ex uh, uh, excessive loads with certain uh, substances. E, e quindi questi erano degli esempi. Ora ci sono anche, però, adesso tabelle che si riferiscono. A sovraccarichi di certe sostanze. Carichi tossici in questo caso il riferimento. Example here are toxic metals. Quindi qui per esempio abbiamo la tabella relativa ai metalli tossici. E non è raro che compare anche il eh, problema di radiazioni. And that's often understood a little wrong. E talvolta viene interpretato male. Um, radiation does not only refer to x-rays, meaning uh, um, um, ionizing radiation. E quando parliamo di radiazione, Non ci si riferisce sempre necessariamente alla radiazione ionizzante, quindi quella dei raggi X, per esempio. Ci sono tantissimi altri casi invece, eh, come per esempio la presenza di radon, che può essere presente nell'ambiente in cui vive quel paziente. Some people actually have the problem of a dissonant field where their house stands, and so as they sleep um, in in a in a, a specific environment. There are, for example, people who live or have a house in luoghi dove there are campi dissonanti. This Quindi, refers. This refers to so-called geopathic stress. Quindi qui facciamo riferimento allo stress geopatico. And many different other examples. So those are just those are just example of epigenetical influences on the person. Sono alcuni esempi questi, ma ce ne sono tantissimi di esempi di come uh, l'ambiente appunto uh, ha un impatto notevole dal punto di vista epigenetico. We saw before that parasites can play a role in Im Im immune influence. I think this is really valuable because you can see whether this is an actual influence or maybe just on the side and not too big of a player. Questo strumento è di grande valore perché ci illustra se è veramente un'influenza oppure se è una cosa così incidentale. Um, as an example, some patient might come with the diagnosis of um, Lyme borreliosis. Lyme borreliosis? Yeah, Lyme disease. Lyme disease. Uh, quindi può arrivare un paziente che ha la patologia, la lim la lime, no, lime is a country as a city. Um, uh, Borliosis, um, it's it's a tick from ticks, um deducted from ticks. Dalle pulci quindi una patologia che viene trasmessa attraverso I parassitosi animali. come, come animali Parassitosi dei... ha detto. ok esatto. mm? yeah. Non l'ho sentita, puoi ripetere parassitosi, ha detto? See, sí, parasitosis. Parasitosis. Okay. Yeah, it's, it's uh, yeah. Mm -hmm. And um, um, uh, the, the point is, someone might come with the diagnosis of having uh, such an infection, had, having such an infection years ago. And then uh, the patient would come. And ever since I had that, I, I'm not feeling better. It's, it's not solved, it's still there. Arriva quindi per esempio un paziente che è stato affetto da parassitosi molti molti anni prima e arriva con disturbi e dice "Da quando ho avuto la parassitosi non sono mai più stato me stesso e sono sempre stato male". So they'll do lab tests on borrelia that's the uh, bacteria. Uh, they'll do lab tests and say "Oh, you know, I don't know, this might be the problem, it might not." E quindi eh, fanno continuamente esami di laboratorio su, eh, su vari batteri, eccetera, eccetera, perché vanno alla ricerca del problema. Questo può essere un problema per eh, taluni, ma per altri? There has been an underlying immune process that at some point allowed an infection to take place. But the actual immune process, who is older than that infection, is the underlying cause. ma la causa sottostante è appunto il sistema immunitario che è più antico rispetto a quella parassitosi o a quell'infezione. But this is the only thing that people have treated ever since because that's the only thing they saw in their lab value. Però poiché eh, negli esami di laboratorio risultava eh, l'infezione batterica, hanno trattato l'infezione batterica. And if this would be the measurement of the person and bacteria Does not show up as an issue. Now it's time to focus on other things. E quindi è giunto forse il momento di. Mike, abbiamo perso Mike. Il collegamento di Mike. Io mi sentite? Io ci sono. Ah, ok, sì, yeah, adesso sì. sì. Io non sento più Marcus. Ok, perfect. Ok, alziamo un po' più la voce, la voce Mike. Ok, c'ho il microfono vicino. Ok, fine. So, um so this this now you understand why this is so helpful to focus on the situation. Quindi potete eh, capire bene eh, il perché è fondamentale ed importante focalizzarci sulla situazione. So one specific value is something that's very unique. Un valore specifico è qualcosa di molto unico. No, adesso no, adesso è un po' troppo alto. Yeah, okay. Uh, okay. Mike you can you can hold your temper. Okay. No, um, no it's not temper. It was I was try, I I thought I was not loud enough. All fine, perfect. Um, it was just that the internet had gone out on your side. Okay, so um, one thing that's very specific is here to look at um, whether a person is susceptible to electromagnetic fields. One of the degli ambiti che è necessario indagare e vedere se una persona è, sus è suscettibile ai campi elettromagnetici, alle frequenze elettromagnetiche. At the modern intensity of this, this can be a, a big influence on a person's health. Ebbene, questo può avere un impatto molto forte sulla salute di una persona. And their sleep quality and their emotions. Even their fertility, if they would turn on their heat seat heating all the time. e chiaramente può avere un impatto anche sullo stato di sterilità o fertilità. Um the other thing true that this is a um also a little bit of an indicator of possible underfunctions of the mitochondria. Potrebbe anche essere un'indicazione del malfunzionamento dei mitocondri. So, um this is a, a very good additional help e quindi sono uh, elementi molto molto importanti da tenere in considerazione e possono essere di grande aiuto. Now to wrap this up, there is one category which I think is also super helpful um, for nutritional advisors and nutritional coaches. C'è un'altra categoria che io ritengo possa essere molto utile per i consulenti nutrizionisti. This does not refer to food allergies this is not referred to intolerances this tells you which foods consume energy meaning if you eat them they reduce your body energy instead of uplifting it or at least keeping it the same way Questa uh, categoria del report ci illustra quali sono le sostanze, gli alimenti che ci privano di energia piuttosto che darci energia. And it's interesting to see if the people. You know, meant for 90 days. Allora, è interessante fare la prova. Si fa la prova per 90 giorni. Observing that. Um, the people can actually see when they consume certain foods shown here that they will feel tired afterwards, meaning they have to drink a coffee or some might, you know, throw a digestive. Um, but this really helps to improve the energy level. Facendo il test per 90 giorni, il paziente è in grado di vedere se in effetti consumando uh, quei cibi uh, vede un calo della propria energia, si sente più stanco, uh, ha bisogno di più caffè e quindi ci sono indicazioni ed è, è possibile verificarlo in quel lasso di tempo. And nobody has ever said that you now have to live this away for the rest of your life. That's not not true, not for a second. E non significa che devi abbandonare quell'alimento per il resto della tua vita. Non è questo il punto. In the situation today and for the next 90 days, it would be helpful if you would omit these things as much as possible. Il consiglio da dare sarebbe questo. Per i prossimi 90 giorni si consiglia di evitare questi cibi, questi alimenti o di ridurne la quantità. Sia per eh, migliorare eh, la condizione energetica dell'organismo e allo stesso tempo aiutare a dare supporto alle altre funzioni dell'organismo. And this is, I think, a super tool for nutritional advisors, because it sort of leaves those categories of good food, bad food. E credo che questo strumento sia straordinario, soprattutto per i consulenti nutrizionali, perché ci permette di abbandonare quell'approccio che spesso c'è del questi sono cibi buoni e questi sono cibi cattivi. If, if when I was studying medicine, obviously we had to uh, do uh, voluntary service at the hospital. So, in, in uh, one case, I would do, um, I would help out at the uh, ward for endocrinology. For example, in certain occasions I in endocrinology. Yes. And um and what I thought was fascinating. I mean even in the limited knowledge of me being a student, I was just baffled by uh, certain instructors coming in. <laughs> Pure sendo studente, quindi molto ignorante, you veniva very eh, colpito uh, spesso da quando, quando arrivavano i professori. And um well in that case advisors, counselors, and they would come in with the diabetics and they would try to tell them um on their nutrition. Arrivava il consulente, per esempio, e, e al paziente affetto da diabete gli dava le istruzioni per l'alimentazione. And the only thing basic that's good. I mean, any counseling is good. But here what happened is the following. Eh, questo è, è importante, chiaramente dare consulenza e dare consigli sull'alimentazione in questi casi. Però quello che è successo in quell'occasione. All, all they did was to count calories si limitavano al conteggio delle calorie. and they said okay you have so and so many doses of insulin every day e dicevano, okay, hai queste dosi di insulina uh, da prendere ogni giorno so don't eat too many calories so that works out Non mangiare troppe calorie e quindi funziona. But don't eat too little calories because you have to insulin. Ma non mangiarne troppo, troppe pochi di, di, di calorie perché altrimenti eh, avrai un eccesso di insulina. The idea of increasing proteins and reducing carbohydrates and compare. that was I, I I tried to talk to them and they said, oh that doesn't that doesn't matter it's only about the calories and the insulin non sarebbe il caso forse di distinguere tra l'assunzione di proteine rispetto ai carboidrati magari riducendo i carboidrati e loro mi rispondevano no 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 assolutamente una questione di calorie and the next thing is obviously on a cellular level, Uh, diabetes type 2 è anche un processo immune process mainly. e poi nel caso del diabete tipo 2 uh, appunto è una questione uh, anche eh, legata al, al sistema immunitario but that i didn't know at that time, ma all'epoca io questo non lo sapevo okay anyway um the point is to, that In terms of food, people are highly conditioned by advertisement. Um, uh, here in Germany, there would be the Milch machts, meaning the milk makes it, meaning strong bones, good, good child, good teeth, whatever. Qui in Germania c'è il mito del latte chiaramente. Bevi il latte e avrai ossa forti e, e eccellenti denti. That many people do not take cow milk that well, actually, is something that's not necessarily advertised. E il fatto che molte persone non accettano bene il latte. Di mucca, eh, qui non viene pubblicizzato e non viene discusso. Or saying soya is the healthy meat, ok? It, it, soya is a big problem for many people in terms of immunology, so that might not be so healthy. In molti dicono uh, la soia è la carne buona, però la soia per molte persone può avere problemi Appunto, dal punto di vista immunologico, e quindi non è magari That, una cosa da consigliare, that's not a general rule. I'm just saying for some io qui non voglio generalizzare e non sto dicendo che è una regola generale, io dico per taluni sarà così, and, and e può essere così. soia is for example, it changes the many properties to positive, e invece, quando la soia viene fermentata, molte delle sue caratteristiche migliorano, diventano. Positive. The point is only that it's not meant as a meat substitute, as such. So I'm not saying it's negative. I'm just saying some people might not uh, process it that well, and others might very well. Non sto dicendo che la sua è negativa, sto solo dicendo che alcuni possono um, processarla bene ed altri no, meno bene. And um, to say that one type of diet, one type of food regimen, one type of, of food is most healthy for everyone just doesn't work e sostenere che un tipo di alimento possa andare bene per tutti non è funzionale e non è eh, necessariamente. Vero. i said in the beginning um, uh, do the s drive test immediately even before seeing the patient for the first time just to understand where the person is at. prima vi ho accennato al fatto che sarebbe eh, consigliato e eh, consigliabile di fare eh, il test eh, con l'S drive subito ancora prima di vedere il paziente magari prima che arrivi il paziente proprio per avere eh, queste informazioni e questa panoramica and then repeat the process every 90 days to see what are what are the current needs what where's the progress e poi ripetere il test ogni 90 giorni per vedere dove sono eh, i fabbisogni correnti, dove sono eh, le esigenze, le carenze. Sono stati eh, smaltiti i, i parassiti o, i, o le tossine con successo.

Um, the charts that are given in the back of the report to um document their current situation. E sulla parte posteriore, cioè sul retro del report, ci sono delle tabelle che sono comprensibili anche ai pazienti stessi, che possono quindi eh, ogni 90 giorni eh, monitorare e misurare i, i propri risultati.

Bisogno di zuccheri, no? Oppure è perché so it's interesting to see after the course of time, things are filled up, things are more balanced, all those sugar cravings go lower and lower and lesser and lesser because the person just feels more balanced. E, e queste tabelle ci permettono permettono al paziente di monitorare e vedere eh, i miglioramenti e le modifiche. It's not a blind hunger anymore. A quel punto quel, quella fame che talvolta arriva, no? Non è più cieca, non è più una cosa che non, eh, non si comprende. And what I love is also. The help and support for children, because there's a specific baby and child report which helps in their development so they have a good start in life. Ebbene, quello che mi piace del report adesso è che è stato aggiunto una sezione sul bambino e neonato. E Questo permette di eh, aiutare e seguire nella fase di sviluppo e di crescita eh, dell'organismo del neonato e poi del bambino. So, meant for children from the age of 1 to 12? E questo report si riferisce ai bambini dall'età di un anno all'età di dodici anni. And if there are issues with behavior, uh concentration, many other things it is so valuable and important to support to optimize how they feel, ed è eh, un report questo sui bambini che evidenzia eh, situazioni legate al, al comportamento del bambino, ad eventuali carenze che il bambino possa avere e quant'altro. So you've understood the difference why the S drive report extends the picture. Quindi adesso uh, spero abbiate colto cosa intendevo quando dicevo che l'S drive permette di ampliare il quadro, di dare una prospettiva più ampia. And this way you actually provide something to your patients, to the ones that you advise, which is far more than just categories. E con questo approccio e grazie all'ausilio di questo strumento voi potete offrire ai vostri pazienti qualcosa di più, qualcosa di più che vada oltre il semplice elencare categorie. Now at this point Um, at this point, I would just like to say you have really the potential um, to meet at uh, the person or the person's situation um, very individually. Quindi, eh, vorrei dire in conclusione che questo strumento vi permette di incontrare il vostro paziente. Eh, con un focus And this is so highly important because um, you see so many people um, not being addressed properly, not being supported properly, being tired, etc. etc. Questo è molto molto importante perché veramente eh, riscontriamo l'esistenza di tante tante persone che non ricevono le consulenze nella maniera giusta e vediamo che sono, ci sono tante tante persone che faticano perché sono stanche perché ca carenti di, 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 di energia e quant'altro. But the same is true for preventive medicine because how much cheaper is preventive medicine over when the damage is done e lo stesso vale per la medicina preventiva perché la medicina preventiva è fondamentale perché vale di più prevenire che non puoi curare how much life quality do you add for a person by optimizing how they feel what what importance is that quanto è importante lavorare con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone ottimizzando il loro stato con questo approccio. And this this adds the S Drive report adds to the picture and therefore just becomes an integral part both in diagnosis and in therapy. Ebbene, l'S Drive vi permette di fare questo: vi permette di ampliare il quadro e l'immagine, e appunto, vi dà un ausilio molto prezioso sia in fase diagnostica che in fase terapeutica. By adding two, uh, two elements. E lo fa aggiungendo due elementi. The one is by extending the picture. One è ampliando l'immagine, il quadro. And the other one is to view at it at a different perspective. And e l'altro è quello di vedere quell'immagine, quel quadro, da una prospettiva diversa. So it is a super potent tool in your hand, um, which has a very easy way to access the information. And e avete in mano un, uno strumento super potente che vi permette di attingere eh, informazioni aggiuntive, ulteriori. So the question is not whether a patient needs a report, maybe I can do it. The point is to just do it with every patient. And that really augments and uplifts the therapy. Quindi la questione non è soltanto mm, forse mi serve per questo paziente perché ho bisogno di una prospettiva nuova diversa oppure ho bisogno di informazioni aggiuntive. No, io dico questo è uno strumento da usare con tutti i pazienti. And it up the e vi aiuta anche ad accelerare il processo. When those uh, when those optimizing indicators flow into the quando arrivano quegli indicatori che vi permettono di ottimizzare eh, la comprensione della situazione del caso, questo vi permette appunto di fare tutto quello che ho detto, di ampliare quell'immagine. Ok, so thank you again for your attention. And Quindi, um, vi ringrazio per la vostra attenzione, um, thank you, Mike, for going through this flawlessly. Thank you. Mm -hmm. And uh, Giorgio, the board is back with you. Quindi, Giorgio, mm. eh, il microfono è suo. No, vedere così tante persone ancora collegate e ad ascoltarti, eh, Marcus, oltre che una presentazione che tu hai fatto del, del meraviglioso strumento opportunità di S-Drive, tu hai fatto Una <laughs> uh, this was I... training besides just simply illustrating this wonderful tool, which is the S drive. Sorry, I, very much. I I went and, for it. Yeah, and and we have so many people still present at this hour. Giorgio said at the beginning. So yes. it's an amazing feat that you have accomplished in not just providing uh, illustration of the tool, but also uh, providing a, a real training session. Thank you. Grazie di cuore. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, eh, siamo a disposizione. Se uh, volete eh, mandarci un'email, approfondire. Eh, diventare un centro S Drive, insomma avete i, tutti i collaboratori che possono e eh, il nostro supporto, Nicola, Antonio e... e, e e sono, insomma, siamo veramente a vostra disposizione per, per, insomma, per aiutarvi a entrare in questo mondo straordinario con una tecnologia rivoluzionaria che è la S-Drive. Penso che Marcus tu abbia dato veramente una visione straordinaria di, di una... Uh di una possibility in in Marcus, you have provided uh, a, a, a total holistic clinical approach with the help of the S-Drive in uh, examining uh, the patient and in the relationship with the patient. Yeah, and thank you, and um... È uno strumento molto potente, è semplice da usare e molto potente. Per questo, veramente vale la pena collocarlo uh, tra gli strumenti che noi utilizziamo. In Italia abbiamo questa scuola di, di formazione ma continuamente noi facciamo formazione con Marcus, con il dottor Allegrini, con Massimo Spattini, con tutto il comitato scientifico per dare tutto il supporto possibile e immaginabile. Pensate che avete anche oltre 400, anzi no, 630 video a disposizione che noi mettiamo a disposizione per i centri STA. i understood mike thank you yes. okay so uh, <laughs> thank you very much marcus well Gracias. thank you yes thank you thank you giorgio thank you mike again and um, just I'm, I'm just thrilled that there's so much interest in the subject and um, and so thrilling results that i hear from uh, all those that are working with it so intensively Eh, grazie Giorgio e sono veramente molto lieto e felice di vedere quante persone ci sono che lavorano con questo strumento, che sono soddisfatti dello strumento e ci danno riscontri a questo riguardo e si vedono risultati e questo pubblico che cresce mi rende molto, molto lieto. Sì, voleva essere con noi anche Monica Greco per testimoniare l'utilizzo dell'S-Drive, ma era impegnata. Sui, sui bambini sapete che lo utilizzano i bambini autistici i bambini non parlano quindi con questa tecnologia dice ho dato voce ai miei bambini e, e non solo insomma il dottor Bartolomeo Lagrini, che stasera era col Milan non poteva essere con noi <ride> c'era il Milan eh, guai a chi glielo tocca eh, voleva insomma, voleva testimoniare adesso abbiamo vari video di testimonianza di pazienti che hanno risolto problematiche, hanno girato l'Italia grazie a S-Drive e naturalmente a, ai medici siamo riusciti veramente a dare delle soluzioni e una nuova vita a queste persone. Quindi grazie per quello che fai per noi, Marcus. Thank you very much, Marcus, for what And you do for us. Thank And you all. Have... As well. we have so many uh, physicians that are working with the s-drive uh, there's one in particular that was mentioned a lady that works with autistic uh, yes. children. so she says thanks to the s-drive i now have uh, a tool that gives voice to these children that don't talk absolutely absolutely such as the child reports the same thing you give a voice to a child which it doesn't have yet maybe or not to the degree it should Yeah. Mm -hmm. Esatto, con riferimento a quello che dicevi eh, Giorgio, eh, per quanto riguarda quella dottoressa che lavora con i bambini autistici e quindi dice che l'S-Drive dà una voce a questi bambini che non parlano, dice allo stesso modo noi con il report sul neonato e sul bambino diamo una voce a bambini che altrimenti non riescono ad esprimersi. Grazie a tutti. Eh, sono un privilegio poter condividere queste informazioni, divulgare questa straordinaria tecnologia e non fermarci mai nel dare formazione informazione. e informazione. Eh, Marcus, ti aspettiamo presto in Italia per qualcosa insieme dal vivo. Very soon. Please yes. Join us very soon in Italy. come back to Italy as soon yep. as you may. Yes, absolutely. Yep. For now, yeah, yes, absolutely. Okay, well, thank you all again so much. A tutti. Grazie ancora.